Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. Abbiamo una nuova testimonianza di una signora che viene dall'Emilia Romagna e che ha voluto testimoniare le manipolazioni che subiva, le voci cerebrali che gli hanno fatto sentire per molti anni, addirittura gli hanno fatto credere che era posseduta dal diavolo o da un demone ed è andata da un esorcista. Anche un suo amico veniva sottoposto ai stessi identici trattamenti disumani di manipolazioni cerebrali, di uditore di voci, subiva gli stessi identici trattamenti. Purtroppo in Italia e in Europa e in tutte le parti del mondo siamo molte vittime del controllo neurale, molte vittime dell'attestazione del collaudo di armi ad energie dirette satellitari, che creano una scansione sintetica del nostro corpo, ricreando una mappatura distorta delle frequenze cerebrali e portandoci a credere realtà inesistenti, per farci perdere la credibilità, per far credere alle persone che ci conoscono che noi siamo dei pazzi, malati di mente, schizofrenici, perché così è più facile a questi manipolatori, torturatori, sperimentatori, collaudare le armi ad energie dirette e le frequenze di manipolazione di massa attraverso un elettroencefalografo trascranico, in radiofrequenza neurale, sul nostro corpo. Lascio la parola alla signora Gilda. Buongiorno, mi chiamo Gilda. Ho un documento scritto da Sauro, che è un uditore di voci come me, di Modena. Poi vi darò, dopo averlo letto brevissimamente, una spiegazione di quello che è scritto, perché lui sta parlando di me alla fin fine. L'argomento di questo scritto è la resilienza. Quando pensiamo al psichico, alla malattia in genere, attribuire a questo un significato fortemente negativo. La regola non sfugge naturalmente chi sente le voci. Se però noi inquadriamo il problema da una prospettiva diversa, da un punto di vista insolito, la questione perde buona parte dei suoi tratti desolanti e acquisisce una veste insospettabile, una veste luminosa. E questo è quello che è successo a me. Ho imparato nei momenti bui di maggiore difficoltà, di maggiore fatica, innanzitutto a farmi forza, a resistere, a non darmi per vinta, a dar fondo a tutte le mie energie caratteriali, così sono diventata propositiva, sono diventata creativa e ciò mi ha permesso di trovare risposte efficaci al disagio che avvertivo, di individuare strumenti e risorse morali che credevo di non possedere e che invece erano alla mia portata. Ho inoltre sviluppato il senso dell'adattamento, ho acquisito maggiore curiosità, maggiore ricettività verso il mondo nei confronti degli altri. Sono diventata più forte, più sicura, più tranquilla. Tutto questo è dovuto a una parola quasi esistenza, ma con qualcosa in più, che è la capacità di reagire, di trovare risposte ai problemi e soprattutto di insistere finché non si è trovato il rimedio. Qualcuno di voi si sarà ritrovato in queste mie parole, ma il mio discorso è in realtà rivolto a tutti, perché come sapete la sofferenza è un dato ineluttabile della vita e quello che ho imparato e che voglio trasmettere è una lezione fondamentale, un concetto rivoluzionario nella cultura superficiale e fatua di questi tempi, ovvero sia che la sofferenza e le difficoltà non sono un fastidio superfluo, un ostacolo da rimuovere per la fatica di superarlo, ma sono una necessità, un'opportunità per diventare migliori e ciò che più conta, diventare autentici, i più veri possibili. Mi commuovo nel leggere queste righe perché Sauro, alla fin fine, attraverso una riformulazione scritta, ha parlato della mia storia. Come è stato detto, l'essere per me diventata uditrice di voci è nato da un trauma, da un'esperienza per me molto forte e traumatica che mi ha portato a voler sentire le voci e volevo un contatto con un figlio mai nato. Questo mi ha fatto entrare, come si vedeva nel film, nel bosco.
bosco proprio come simbolo di un territorio sconosciuto. Quando sono uscita da questo bosco però mi sono sentita molto sola, non mi sono rivolta a psichiatri perché avevo paura che mi dicessero sei ammalata e le allucinazioni, mi sono rivolta a un prete esorcista che aveva più paura di me. Quindi ho pensato bene di arrangiarmi e ringrazio la vita perché mi sono arrangiata, ma devo anche dire grazie a degli incontri veramente importanti con culture orientali. Io sono diventata shatsuka, quindi ho imparato a lavorare con le energie sul corpo delle persone, quindi prima di tutto sul mio corpo, e poi sono diventata counselor. E questo grazie a questa esperienza traumatica, questo sentire le voci, le ho sentite per alcuni anni, poi sono riuscita a chiudere quella porta, come la protagonista sono entrata nel bosco, ho camminato nel bosco e adesso sono uscita dal bosco e posso raccontarvi questa mia storia, dove la resilienza era veramente molto importante. Grazie a tutti. Amici, come avete potuto sentire, la testimonianza della signora e le testimonianze di molte altre vittime del controllo neurale, molte persone che vengono sottoposte a manipolazioni cerebrali, che immettono nel loro cervello voci, li fanno diventare uditori di voci, che simulano patologie di schizofrenia e di allucinazioni audio e visive, si stanno risvegliando e stanno incominciando a testimoniare sulla radio web di Emiliano Babilonia su Spreaker. Non rimanete rinchiusi all'interno delle vostre case a sbattere la testa sul muro senza fare niente. Dovete avere il coraggio di testimoniare. Un saluto a tutti, amici, da Emiliano Babilonia.